Ma è chiaro che siamo rimasti poi subito in inferiorità. Siamo partiti abbastanza bene, qualche volta forse dovevamo essere più precisi sulle uscite che avevamo preparato, però poi l'espulsione ha complicato un pochettino i piani. Primo tempo, la fine del primo tempo è stata, diciamo, una fase difensiva molto molto attenta. Quello dovevamo fare e quello abbiamo fatto fino alla fine del primo tempo. Poi secondo tempo ci siamo messi in una maniera diversa e secondo me i ragazzi hanno dimostrato di essere una squadra con gli attributi, hanno voluto questo pareggio e hanno anche giocato secondo me molto meglio del Venezia, perché poi la palla l'abbiamo fatta girare anche in inferiorità e poi quando c'è stata la parità numerica abbiamo creato il gol, abbiamo creato anche altre occasioni per vincerla e abbiamo subito poco. Quindi complimenti ai ragazzi, sia quelli che ho scelto all'inizio, quelli che sono subentrati, hanno dato tutto e questo è quello che voglio. E quindi portiamo a casa un punto perché come si era messa la partita era molto molto difficile. Ecco, Buonasera, senta, mister. mister, Sì. ecco, le volevo chiedere, sono Massimo Profeta, buonasera. Sì, buonasera. Nel momento più delicato, una grande reazione, secondo me, non solo rabbiosa, ma anche di qualità, come stava dicendo poc'anzi. Tra l'altro, insomma, ha cambiato, ha risistemato la squadra. Pucciarelli faceva un po' fatica lì a sinistra, quindi ha fatto molto bene. Comunque, credo che questo, al di là di tutto, sia stato un punto molto ma molto importante sul piano appunto della personalità. Certo, non cambia la classifica, ma era davvero fondamentale ritrovare la squadra sotto certi punti di vista, sotto l'aspetto temperamentale, non solo, no? Sì, assolutamente. Noi siamo vivi, l'abbiamo dimostrato. Secondo me abbiamo giocato anche bene a calcio, perché poi non vengono i gol se c'è solo improvvisazione, e c'è solo casualità nel cercare azioni così avventate o inventate. E secondo me i ragazzi del secondo tempo hanno capito velocemente quello che dovevamo fare, l'hanno fatto bene cercando di portare Pucciarelli un po' più vicino a Magnero perché era troppo solo, quindi avremmo fatto un secondo tempo solamente a difenderci senza mai ripartire. Invece le due punte, Pucciarelli vicino a Magnero, l'ampiezza di Zappa soprattutto, l'ingresso di Balzano ha dato equilibrio e i due mediani, Castanos è un mediano che sa giocare, che sa andare al tiro, volevo anche il tiro da fuori, lui e Mushai sono due grandi tiratori. Ed è venuto anche una bella azione del gol, e poi secondo me potevamo anche essere un pochettino più fortunati anche sulla zampata di Maniero e portarla a casa. Quindi, Bisogna trovare un posto però a Clemenza, mister. Clemenza è bravo. Lui l'altra partita veniva da 2 giorni di influenza, di debolezza. Oggi ho voluto continuare col Tridente che ha fatto molto bene. Con il Perugia, ma so benissimo che lui, come tutti i componenti della rosa, sono giocatori che mi possono dare una grande mano. Oggi Luca l'ha dimostrato, non avevo dubbi. Mister, Ma secondo me è un po' esagerata, insomma, io dico una cosa solamente, non sono abituato a fare polemiche con gli arbitri, però dico, quando si tira fuori un cartellino rosso è la massima punizione per un giocatore, quindi deve essere una cosa grave, cioè deve essere una cosa o da regolamento, ultimo uomo, per carità, ma se deve essere una punizione disciplinare. Deve essere una cosa grave. Lui gli ha preso un pugno da un giocatore, si è girato, ha accennato la mano, dai un'ammonizione a tutte e due e la chiudi lì. E la chiudi lì. Io penso sia stata un po' esagerata. sarebbe servito buon senso, secondo lei, mister, come abbiamo detto? Come? Il buon senso, la regola non scritta del buon senso che non è stata applicata dall'arbitro, potremmo dire così, Sì, no? questo potremmo dire. Cioè, io voglio dire, cioè, il buon senso, arrivi là, stampi 2 cartellini gialli in faccia, gli dici la prossima volta vi caccio tutte e due e la scena finisce lì e si continua la partita. Cioè, non era una cosa grave, cioè, voglio dire, non è che ha dato un pugno, una testata, un calcio o chissà quale cosa. Un accenno di mano, secondo me,
con un pugno appoggiato lì, una munizione, un buon senso. Buonasera mister. Ma pesa tanto, nel senso che come si era messa la partita, si era messa male. Però siamo stati bravi a stare in partita, a stare lucidi, complimenti ragazzi, un punto importante. Lo sapevamo che non era facile, perché ogni partita qui c'è da sudarsela, perché ci sono gli avversari, non giochiamo da soli. Venezia si deve salvare come noi. Tutti i campi danno battaglia, quindi lo sapevamo. C'è da ringhiare partita su partita. Oggi un punto importante che muove la classifica. È chiaro che dobbiamo andare a centrare almeno due vittorie, questo lo sappiamo, però adesso prendiamo questo punto importante con una prestazione gagliarda, vigorosa, di grande carattere, e ci prepariamo per la partita in casa. Mister, buonasera, le faccio una domanda. Ha detto servono due vittorie. Ci può indicare la quota salvezza? È 47 per avere la certezza? Perché si è parlato di 45, 46, 47. C'è una quota, secondo lei, che potrebbe rivelarsi quella giusta? Io, guardi, sinceramente sui numeri, sulle quote, non sono molto, molto abile. Nel senso che io penso che noi dobbiamo fare due vittorie. Noi dobbiamo fare due vittorie e siamo fuori. Questo secondo me bisogna farle. Bisogna farlo assolutamente, quindi abbiamo adesso, ce l'ha detto, 47 allora. Sì, più o meno sì, più o meno sì. Mister, il cambio di modulo all'intervallo da che cosa è stato dettato? È stato dettato da non fare un secondo tempo completamente remissivo, perché poi quando 4-4-1 con una punta sola tu fai due linee da 4 e ti schiacci tanto e non riesci più a ripartire. E quindi secondo me con un 3 contro 2 dietro, terzini che andavano sui loro terzini, due mediani in mezzo e Clemenza in aiuto a Maniero, sicuramente siamo stati più alti, ci ha permesso di stare un po' più alti, di disturbare meglio i loro due centrali e soprattutto di essere pericolosi, soprattutto con Zappa che poi è andato al gol, perché poi l'ampiezza l'avevamo bene, coprivamo bene il campo e abbiamo fatto densità centrale con i due mediani per stop. Secondo me l'abbiamo recuperata bene. Buonasera mister Rico Giancarli, una considerazione visto anche come ha fatto bene la squadra nel secondo tempo con questo modulo a cui faceva riferimento, può essere nelle sue idee anche un'opzione per iniziare le partite oppure lei ha il 4-3-3 come idea standard e da quella si ricomincia contro il Frosinone? Ma a me piace molto questo modulo, io l'ho fatto anche è un modulo che noi per caratteristiche ce l'abbiamo dentro. È chiaro che ho poco tempo, io ve l'ho detto l'ho detto alla presentazione che la squadra deve avere un modulo principale e anche un'alternativa. È chiaro che non ho tanto tempo per lavorare, anzi non c'è tempo perché si gioca sempre, però nelle caratteristiche noi abbiamo anche un bel 3-4-1-2, 3-4-2-1. È un'alternativa che mi piace.